cena del Signore e avremo un tempo di ministrazione per guarigione, consolazione, liberazione. C'è qualcuno che è felice con me? Wow! Yes! Da qualche parte ci sarà anche la mia, ma non lo faccio così. Ok, cercheremo di mettere a posto, secondo la rivelazione della Scrittura, alcune cose che riguardano un aspetto fondamentale che è la cena del Signore. La mia preghiera è che da oggi la potrete vivere in maniera libera ma anche consapevole e sapere come trarre vantaggio da questo momento, che è il momento di massima comunione con Lui, è un momento di gioia e non è un simbolo. Dio non fa simboli. Gesù non è venuto a portare simboli, Gesù è venuto a portare vita. Nell'occulto ci sono simboli, ma nel regno di Dio no. Tutto ciò che il Signore ha preparato per noi non è un solo simbolo, ha la vita dentro di sé, ha un motivo dentro di sé, ha un significato dentro di sé. Il Salmo 78 parla dell'ombra della cena del Signore, che era la manna nel vecchio patto, vi ricordate? Che è un'ombra del pane dal cielo, ma Gesù ha detto: io sono il vero pane dal cielo. Amen. Eppure egli comandò alle nuvole dall'alto, aprì le porte del cielo. Quante volte ho sentito dire questa mattina il cielo è aperto sopra di noi. E dopo 2000 anni che il cielo è aperto sopra di noi, è il cervello che si deve aprire, non il cielo. Sono 2000 anni che il sacrificio di Gesù ha aperto il cielo, fece piovere su di essi la manna per nutrimento e diede loro il frumento del cielo. Attenti qui, oh, stiamo per cominciare a ricevere cose potenti. C'è qualcuno qui con me? Essi mangiarono il pane dei potenti. Wow! Il pane dei potenti. C'è un pane che trasforma la debolezza in forza, che trasforma la malattia in guarigione, che trasforma la debolezza in salute. Lo vedremo questa mattina. Nel vecchio patto era chiamato il pane dei potenti, quanto più oggi. Se l'ombra era chiamata il pane dei potenti, quanto più la sostanza oggi in Cristo. Però voglio farvi vedere come il popolo di Israele si approcciò alla manna e come drammaticamente ancora oggi spesso i figli di Dio si approcciano al pane del cielo. Il popolo parlò contro Dio e contro Mosè e disse: perché ci avete fatti salire fuori dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo tanto leggero. Ok, voglio farvi vedere qualcosa. Dal punto di vista di Dio, il pane dal cielo è il pane dei potenti. Ma dal punto di vista dell'uomo, la manna presto diventò il cibo tanto leggero. Questa parola leggera in ebraico è kalokel. Kalokel viene da kalal, che vuol dire sia leggero, sia indegno, sia maledetto. Perché la maledizione è ciò che rende leggera la nostra vita e fa sì che le cose vengano soffiate via in un attimo. Disprezzare il pane del cielo, fino al punto di chiamarlo kalokel, questo cibo leggero, ma anche questo cibo indegno, questo cibo maledetto. Attenzione, quale fu la conseguenza? Allora, ripetilo con me. Allora. Quando loro dissero questa parola, beh, in fondo la cena del Signore è un simbolo. In fondo la cena del Signore la possiamo fare una volta ogni tanto, non è così importante. Allora il Signore mandò, ma lì il verbo è permissivo. Il Signore permise tra il popolo dei serpenti velenosi, i quali mordevano la gente, e un gran numero di israeliti morì. Paolo dice: per questa ragione, parlando della cena del Signore, molti in mezzo a voi sono malati e molti muoiono. Anziché essere vita, il disprezzo per il pane del cielo diventa motivo di morte. Non perché il pane dona la morte, ma per il modo in cui noi ci approcciamo adesso. Se kalal vuol dire sia leggero, che disprezzato, che maledetto, c'è un insegnamento qui. Non prendere alla leggera, kalokel, la cena del Signore. Amen? E vedremo alcune cose questa mattina di questa comunione straordinaria.
Ma per capirla dobbiamo andare all'origine, cioè al momento della creazione. In Genesi capitolo 2, quando il Signore fa spuntare le piante dal suolo, è scritto che Dio il Signore fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi e buoni per nutrirsi, tra i quali l'albero della vita, ripetilo con me, nel mezzo del giardino, l'albero della vita è questo. E Gesù è stato dato per essere sempre nel centro. Fin dall'inizio la prima figura che di Cristo compare nella scrittura, cioè l'albero della vita, figura di Cristo crocifisso, sta nel mezzo del giardino. E l'albero della conoscenza del bene e del male, ci sono due alberi. E attenti, questi due alberi percorrono tutta la scrittura. In varie ombre, ma in tutta la scrittura. C'è l'albero della vita, Cristo, e l'albero della conoscenza del bene e del male. C'è un albero che dà vita e un albero che dà conoscenza. E drammaticamente l'uomo vuole la conoscenza più della vita. Amen. Vogliamo maestri, vogliamo conoscere, conoscere. La conoscenza di cui parla il Signore è una conoscenza per esperienza, non una conoscenza qui. Ecco perché Paolo dice: la conoscenza qui gonfia, ma l'amore edifica. L'amore fa crescere, l'amore dà vita. E voglio farvi notare che di questi due alberi solo uno era nel mezzo del giardino, ed è l'albero della... Ma l'albero della conoscenza del bene e del male non è nel centro del giardino. Ora, di cosa è figura l'albero della conoscenza del bene e del male? È figura del principio della legge, perché la legge è stata data per far conoscere all'uomo ciò che è bene e ciò che è male. E infatti il Signore nel libro Deuteronomio, quando la legge viene data per la seconda volta, il popolo dice: io metto davanti a te oggi il bene e il male, la vita e la morte, scegli dunque la vita. Voglio dirvi qualcosa, sapete perché la Chiesa sceglie spesso l'albero della conoscenza del bene e del male e non l'albero della vita? Cioè sceglie la legge e non la grazia, perché crede che insegnare all'uomo la differenza tra il bene e il male porterà l'uomo a scegliere il bene. E non è così, perché l'uomo scelse il male. Non è la conoscenza che ti porta a scegliere il bene, è la vita che è in Cristo che ti porta a camminare nel bene, non una conoscenza intellettuale. Al capitolo 3, al verso 1, è scritto: il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio il Signore aveva fatti. Esso disse alla donna: come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? La donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è nel mezzo del giardino, Dio ha detto: non ne mangiate, non lo toccate, altrimenti morirete. Io ho letto per 25 anni questo verso e non ho mai visto. Sai perché? Perché se Dio non ti apre gli occhi, non puoi vedere niente nella scrittura. Solo se lo Spirito Santo ti apre gli occhi. E una sera ero sul mio letto con la Bibbia tra le mani e leggevo questo passo, e l'avevo letto tante volte. Il Signore mi ha detto: leggilo un'altra volta. E io l'ho riletto, e lui mi ha detto: leggilo un'altra volta. E io l'ho riletto un'altra volta. Dopo diverse volte che dicevo: Signore, lo so a memoria questo passo, per la prima volta mi si sono aperti gli occhi e ho notato una cosa che non avevo mai visto. La donna ha detto che nel mezzo al giardino c'è l'albero di cui Dio ha detto di non mangiare. Qual era l'albero di cui Dio ha detto di non mangiare? Ma non era quello nel centro del giardino. Era l'albero della vita nel mezzo del giardino. Voglio farvi notare una cosa. Il serpente nel dialogo con la donna ha manipolato la sua mente e le ha fatto vedere che al centro non c'era più l'albero della vita, ma c'era la legge. E questo è ciò che il diavolo ha convinto la Chiesa a fare oggi: mettere al centro la legge e non Cristo. E io non ho mai visto questo, perché la Bibbia diceva in Genesi 2 l'albero della vita nel mezzo del giardino, la donna invece ha messo l'albero della morte nel mezzo del giardino. E così oggi Gesù è ai margini di molta chiesa e al centro ci sono i comandamenti. No, Gesù è al centro. L'albero della vita è stato pensato da Dio per stare al centro. La predicazione della grazia non fa che questo.
togliere dal centro l'albero della conoscenza del bene e del male, la legge, e rimettere al centro l'albero della vita, che è Gesù Cristo, il suo figlio. Amen. E il serpente disse alla donna: no, non morirete affatto. Anzi, Dio sa, guarda quanto è religioso Satana. Satana è uno spirito religioso. E nel libro che ho scritto sulla liberazione ho dedicato una parte intera a spiegare come la religione sia la sua arma più potente. La stregoneria, l'occulto, la massoneria sono tutti strumenti demoniaci, ma sono sotto i demoni minori. I demoni maggiori si occupano della religione. Quando Gesù è venuto sulla terra, il più grande nemico di Satana è venuto. Siete d'accordo con me? Il nemico numero uno. Ora, quando tu hai il nemico numero uno, mandi le armate più potenti contro di lui, non mandi le seconde linee. Siete d'accordo con me? Gesù non è mai stato tentato nell'area sessuale, Gesù non è mai stato tentato nell'occulto, Gesù non è mai stato tentato. Gesù è stato tentato nella religione, perché la religione è sotto il controllo dei demoni più potenti. Guardate, Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio. Ieri sera dicevamo, lo sforzo di tanta chiesa, non di tutta, ma di tanta chiesa, è spingere i cristiani a elevarsi verso Dio. E questo è il principio di Babilonia, non della Nuova Gerusalemme. La Nuova Gerusalemme scende dal cielo verso l'uomo. Invece il principio dell'occultismo è di salire verso Dio. Ehi, Paolo dice, nessuno è salito in cielo se non il figlio di Dio che è disceso dal cielo. Non noi dobbiamo salire verso Lui, Lui è sceso e è venuto a salvarci dove noi eravamo, avendo la conoscenza del bene e del male. E la donna cade in questa trappola. Ora voglio farvi vedere qualcosa. Molti, molti, molti secoli dopo, Gesù viene, dà la sua vita, risorge dai morti e dopo la risurrezione incontra due discepoli che erano diretti verso il Maus. Non voglio spiegare tutta la storia perché la conoscete, ma a un certo punto accade questo, al verso 29. Lo trattennero dicendo, rimani con noi perché si fa sera, il giorno sta per finire, ed egli entrò per rimanere con loro. Quando si fu seduto a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede loro. Che cosa hanno fatto insieme là? La prima cosa che Gesù ha fatto risorto dai morti è stata la cena. E ci sono cinque azioni. Si fu seduto, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò, lo diede loro. Quante azioni sono? Cinque, che il numero che rappresenta che cosa? Wow, anche in Sardegna è arrivato, gloria a Dio. Il 5 è il numero della hell, il soffio della vita, il numero della grazia. Ma voglio farvi notare qualcosa, di queste 5 azioni, tutte e 5 le fa Gesù, nessuna la fa loro. Gesù si è... Wow, Gesù ha finito il lavoro e si è seduto. E come lui si è seduto, noi ci siamo seduti. Nel mondo antico, in una casa, i figli stavano seduti, i servi stavano in piedi. E Gesù ha fatto le cose più importanti nella sala alta con i suoi seduto al loro livello, si chiama comunione, nel riposo. Gesù si siede, Gesù prende il pane, Gesù lo benedice, Gesù lo spezza, Gesù lo dà loro. Quando fai la cena questa mattina, pensa a questo, non stai prendendo la comunione, Gesù te la sta dando. E se il tuo pastore si arrabbiasse, la prende, che colpa mia. Ti dice, tu hai preso la cena del Signore, non la devi prendere, devi dire, assolutamente, io non ho mai preso la cena del Signore in vita mia. Come no? Io so che tu hai preso la comunione, mai. Io non l'ho mai presa, Gesù me l'ha data. Gesù si è seduto, Gesù ha preso il pane, Gesù l'ha benedetto, Gesù l'ha spezzato e Gesù lo ha dato loro. Sai come si chiama? Grazia, è ciò che Dio gratuitamente ti dona. Ma guarda invece... cos'era accaduto quando la donna aveva mangiato dell'altro albero? Prese del frutto, lei, ne diede e lo mangiarono.
nella grazia è Dio che ti dà, nella legge sei tu che prendi. La donna e l'uomo, perché l'uomo era lì, fratellini, prima di dire questa donna è incirconcisa, no, le donne non si possono nemmeno circoncidere. La Bibbia dice, ne diede al marito che era con... Ah, qui c'è cooperazione di reato. No, lo sai perché? Perché uno dei motivi per cui si dice la donna non deve predicare è perché lei è stata sedotta dal diavolo. E l'uomo dov'era? Era lì così. Tutti e due presenti, amen? Responsabili entrambi. Loro hanno preso, ma nella grazia è Gesù che dà, che differenza. In poche parole, loro hanno forzato a prendere ciò che non era per loro. L'albero della legge non era per loro. Amen? Gesù stesso dirà, non è l'uomo che è fatto per il sabato, è il sabato che è fatto per l'uomo. La legge non è stata data per nutrire l'uomo. Il figlio di Dio, l'albero della vita, è stato dato. E lì è Gesù che te lo dona, non sei tu che te lo prendi. Amen? E dopo che loro ricevono dal Signore, è scritto che allora i loro occhi si aprirono. Quando l'uomo e la donna mangiarono dall'albero della legge, è scritto che anche lì i loro occhi si aprirono. È vero o no? In entrambi i casi gli occhi si aprono, ma c'è una differenza. Con Gesù i loro occhi furono aperti e lo riconobbero. Non si aprirono gli occhi su di loro, si aprirono gli occhi su di Lui. Fare la cena del Signore vuol dire diventare consapevoli non di noi, ma di Lui. E qualcuno potrebbe dire, ma Paolo non dice che quando facciamo la cena del Signore dobbiamo esaminare noi stessi? La risposta è no. Paolo non ha mai detto una cosa del genere. Ah, non è vero, è scritto nella Bibbia. Il fatto che sia scritto nella Bibbia, nella traduzione italiana, non vuol dire che Paolo abbia mai detto quello. Paolo non ha mai detto di esaminare noi stessi. E adesso ve lo faccio vedere. E alzatisi in quello stesso momento tornarono a Gerusalemme. Questi due erano stanchi, depressi, delusi, ma dopo che fanno la cena del Signore e lo vedono, è scritto che in quello stesso momento ripresero forza. Perché? Perché il pane dei potenti. Tornarono a Gerusalemme, fecero un sacco di miglia indietro in quello stesso giorno. Domanda, Gesù ha detto loro di alzarsi? No. Gesù ha detto loro di tornare a Gerusalemme? No. Ma quando tu vedi Lui e smetti di vedere te, tu ti alzi e sai quello che devi fare e hai forza per fare quello che umanamente non potresti mai fare. Perché? Perché la comunione è il pane dei potenti. Amen. Adesso voglio farvi vedere perché la comunione non è un simbolo. Lo ripeto anche di qua. La comunione non è un simbolo. Però vedete, la Chiesa riformata ha corretto giustamente l'errore della Chiesa cattolica. Non è un giudizio verso il cattolicesimo. Se ci sono persone qui che vengono dalla Chiesa cattolica, abbiamo lo stesso Salvatore e non c'è nessun problema. Ma ci sono delle cose che sono oggettivamente sbagliate. Perché la Bibbia non dice che il pane si trasforma nel corpo di Cristo. Il pane rimane pane. E il vino non si trasforma nel sangue di Cristo. Il vino rimane vino, ma non vuol dire che sia un simbolo. E per correggere questo errore, lo abbiamo corretto con un altro errore. Cioè siamo andati da un estremo ad un altro estremo. Siamo passati da considerare il pane carne a considerarlo solo un simbolo. Non è vero uno e non è vero l'altro. Perché? Andiamo a vedere cosa la scrittura ci dice. Per capirlo dobbiamo andare nel vecchio patto. Perché ricorda, il vecchio patto è il nuovo adombrato. Il nuovo patto è il vecchio rivelato. Nel vecchio patto c'è un momento che accade dopo che la legge è stata data. E appena sul monte il Signore dà i 10 comandamenti a Mosè, accade qualcosa alle falde del monte dove c'era il popolo. Il popolo stava aspettando che Mosè tornasse
E nei 10 comandamenti, il primo comandamento dice non avrai altro. Il secondo comandamento dice non ti farai immagine né scultura delle cose che sono in cielo né delle cose che sono sulla terra. In quel preciso momento, alle falde del monte, il popolo si fa un vitello d'oro e rompe i primi due comandamenti. Wow, mica male. Il tempo di dare la legge e i primi comandamenti sono già saltati. Del resto, il Signore in Eden aveva dato un comandamento. Non mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male. L'uomo cosa fa? Vedete, Satana, attenzione qui, non ha tentato la donna nell'uccidere il marito, nemmeno nel tradirlo, anche perché c'era solo lui. Però vedi, Satana ha tentato, attenti qui, ha tentato l'uomo e la donna sull'unico comandamento che avevano. Che vuol dire? Come il comandamento entra, la disubbidienza si sveglia. Paolo dice in Romani 7, subentrato il comandamento, la carne si è svegliata ed è entrata la disubbidienza. Il comandamento provoca la disubbidienza dell'uomo. Tu dai a una persona il comando di non fare una cosa e dentro di sé lei sentirà il bisogno di fare quello. Avete mai detto, guarda, quando mi dicono di non fare una cosa è la volta che io la voglio fare? Tutti siamo così. Dio a un bambino di non fare qualcosa e tu vedrai svegliarsi dentro di lui la ribellione. Ecco perché Paolo dice la forza del peccato non è la grazia, la forza del peccato è la legge. E Satana è molto felice che la legge venga reintrodotta nei pulpiti, perché questa sarà la forza del peccato di una congregazione. In Eden un comandamento e quel comandamento è stato trasgredito. Alle falde del monte Sinai i primi due comandamenti e il popolo in un colpo solo li trasgredisce tutti e due, si fa un altro Dio e un'immagine di quel Dio. Egli, cioè Aronne, prese dalle loro mani l'oro, dopo aver cesellato lo stampo ne fece un vitello di metallo fuso e quelli dissero, o Israele, questo è il tuo Dio. Il Signore dice, non avrai altro Dio, e il popolo, questo è il tuo Dio. Ma siamo davvero convinti che la legge è la chiave della santificazione e dell'ubbidienza? Che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto? Quando Aronne questo costruì un altare, ripetilo con me, davanti al vitello, guarda l'immagine, un altare e il vitello. Ed esclamò, domani sarà festa in onore del Signore. L'indomani si alzarono di buon'ora, offrirono olocausti e portarono dei sacrifici di ringraziamento. Il popolo sedette per mangiare e bere. Questo cibo è stato offerto sull'altare, mi state seguendo? C'è un idolo, che è il vitello, e c'è un altare. Ora, nell'idolatria si muovono potenze demoniache, siete d'accordo con me? L'idolatria apre le porte al demoniaco, così come l'adorazione in spirito e verità apre le porte allo Spirito Santo. C'è un altare e c'è un vitello, tra i due c'è un rapporto di comunione. Quando il sacrificio viene offerto sull'altare, c'è comunione tra l'altare e l'idolo. E in poche parole, l'atto del mangiare fa sì che il potere demoniaco che sta dietro l'idolo venga dentro di te. Ecco perché Paolo dice, non mangiate carni sacrificate agli idoli. Nel mondo dell'occulto, quando ci sono riti di stregoneria di un certo livello, si fa sempre mangiare qualcosa alla persona, ad esempio cibo maledetto. È stato sacrificato a demoni e il mangiare è il ponte di comunione tra la potenza demoniaca e la persona. Dopo che loro hanno mangiato e bevuto ciò che è stato offerto sull'altare all'idolo, la Bibbia dice poi il popolo si alzò per divertirsi. Ma la parola divertirsi in ebraico è zakà, e zakà non vuol dire divertirsi, vuol dire fare orgia. In poche parole, il cibo che hanno mangiato ha trasferito dentro loro una potenza demoniaca che li ha portati verso la corruzione, la fornicazione. Perché? Perché c'è un altare e c'è un idolo. Ciò che ti hanno offerto sull'altare diventa comunione con
il potere demoniaco che è dietro l'idolo, mi state seguendo? E la conseguenza è che il popolo viene trascinato al peccato. Ora guardiamo questo invece nel lato buono, nel regno di Dio. Paolo in 1 Corinzi 10 dice: perciò miei cari, fuggite, che atto ha commesso Israele? Idolatria. Non solo, ha mangiato nell'idolatria. Io parlo come a persone intelligenti, è bellissimo questo, perché Paolo non dice siate intelligenti, dice parlo come se foste persone intelligenti. Giudicate voi su quel che dico. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la... Fermi qui. La parola comunione in italiano non è che dica molto, ma nel testo originale la parola è coinonia. Coinonia è più che comunione. Coinonia è: ciò che appartiene a te appartiene a me, ciò che appartiene a me appartiene a te. C'è un ponte perfetto di... come se due cose fossero una. Quando vieni battezzato nella morte di Cristo. Ciò che è accaduto a Cristo quando è morto accade a te. Ciò che è accaduto a Cristo quando è risorto accade a te. Questa è coinonia. Amen? Il pane che noi rompiamo non è forse la coinonia con il corpo di Cristo? Allora non è un simbolo. È una coinonia. È pane, ma è la perfetta comunione con il corpo. Ed è come se io stessi mangiando il corpo che l'agnello di Dio ha offerto in questo preciso momento. Siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti di quell'unico pane. Attenti al verso 18. Guardate l'Israele secondo la carne. A cosa si sta riferendo? Al vitello, a ciò che era accaduto nel libro dell'Esodo. Quelli che mangiano i sacrifici, c'era del cibo che era stato offerto sull'altare, non hanno forse comunione con l'altare. Hanno mangiato un cibo sull'altare ed hanno avuto coinonia con l'altare. Anche oggi c'è un altare, si chiama croce. Quando tu mangi la cena del Signore, tu hai coinonia con l'altare, hai comunione con la croce, ed è come se il sacrificio della croce venisse realizzato nello stesso momento in cui mangi. Loro mangiavano un cibo che era in comunione con una potenza demoniaca. Noi mangiamo un cibo che è in perfetta comunione, non con un vitello d'oro, ma col Figlio vivente di Dio, che è la nostra salvezza, guarigione e liberazione. In loro il cibo, come ponte di comunione, li portò verso la distruzione. In noi non agisce un potere demoniaco, in noi agisce lo Spirito di Dio che ci porta verso la forza, verso la guarigione, verso la libertà. Ed ecco perché non è un simbolo, è un ponte di comunione. Amen? Ecco perché all'inizio il Signore dice: non prendere alla leggera il pane disceso. Wow! Vado a chiudere. Vi ho detto che Paolo non ha mai detto di esaminare noi stessi, vero o no? Ma se tu vai a prendere la Bibbia, c'è scritto così: ora ciascuno esamini. Allora, innanzitutto la Bibbia non dice di esaminare l'altro. Ma noi siamo così bravi a fare gli esami agli altri. Ah, quel fratello è una cosa abominevole agli occhi di Dio. Vedere il vassoio che passa e a qualcuno è stato detto: quando arriva lui fallo salutare. Ehi, lo stai dando tu il pane, è Gesù che lo sta dando. E siccome è lui che ha dato la sua vita per quella persona e non tu, tu non hai nessun diritto di negare ciò che Gesù ha scelto di dare a chiunque lo voglia. Noi non siamo Dio, perché la cena del Signore non è un premio, signori. Il battesimo in acqua non è un premio. La cena del Signore è una medicina. E sono i malati che hanno bisogno del medico, non i sani. Non i sani. Noi abbiamo paura di sprecare la grazia di Dio. Non è la grazia nostra, è la grazia sua. Lui è responsabile. Lui ha detto: io farò grazia a chi vorrò fare grazia. Quando lui si è fermato a parlare con la samaritana, che era una donna che nelle chiese di oggi starebbe non in fondo alla chiesa, ma starebbe nell'anticamera del bagno,
perché la sua vita non era a posto con Dio, non lo era, perché passava da un uomo a un altro e stava convivendo. Gesù era con i suoi discepoli e come lui inizia a parlare con la donna, loro cominciano già a rompere le scatole. Ma perché parli con lei? Perché non ti fai i fatti tuoi? Sono io che vado a dare la mia vita per lei, non tu. Ma siccome Gesù è molto grazioso, dice: perché non andate a fare la spesa? È vero, quando c'è qualcosa il Signore li manda al comando. Andate a fare la spesa. E loro, quando si tratta di opere, andiamo a fare la spesa. A volte il Signore ha bisogno di mettere un attimo da parte la Chiesa per fare i suoi affari di grazia. E si mette a parlare con questa donna. La cosa straordinaria è che Gesù le dice tutto di lei. Vedete, quando noi veniamo messi davanti ai nostri errori, proviamo sempre da loro, ma non con lui. Perché a un certo punto quella donna va nella sua città, che era la città che lui, che dove lei si sentiva a disagio. Infatti andava a mezzogiorno a prendere l'acqua, mentre le donne vanno la mattina. Lei va nella città, vuol dire che la vergogna se n'era e le dice queste parole: venite a vedere una persona che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Gesù le ha detto tutto e lei non ha provato per noi. Wow. Anzi, ha detto: venite con me, perché forse lui è il Messia. Le persone che noi reputiamo meno meritevoli sono quelle che a volte hanno la più grande rivelazione. Noi dobbiamo smettere di giudicare in maniera umana. Questa era una samaritana, i giudei non parlano come samaritani. Era una donna di dubbia moralità, un rabbi non parla con certe persone, questo la legge insegna, ma la grazia è venuta per gli ultimi. La grazia è data per quelli che non lo meritano. Chi ha più problemi nella vita deve fare di più la cena del Signore. Vedete come noi abbiamo rovesciato ogni cosa. Gesù ha dato la cena del Signore pure a Giuda e pure a Pietro. Leggiamo cosa dice Paolo. Perciò chiunque mangerà il pane o berrà il calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ma pesantissimo. Leggiamolo tutto però. Non togliamo i versetti dal loro contesto. Ora ciascuno esamini se stesso. Vedi? Ha detto che noi ci dobbiamo esaminare. Allora, numero uno, non sei tu che devi esaminare gli altri. Dice: esamini se stesso. E così mangi. Non dice esamini e poi non mangi. Vedi che il comandamento è sempre propositivo e mai negativo. Non dice esamina e poi vedi, decidi se è il caso di... No, dice poi mangia, il che vuol dire che quell'esaminare se stessi è qualcosa di particolare. Poiché, e beva del calice, poiché chi mangia e beve indegnamente, mangia e beve un giudizio contro se stesso, se non discerne il corpo del Signore. Okay. Possiamo fare, quanti vogliono fare un po' di luce qui dentro? Sì. La parola discernere in greco è, se non discerne, me diacrinon. Il verbo diacrinon, dia indica separazione, crino indica giudicare, crino vuol dire esaminare, giudicare, dia indica separazione, diacrinein in greco probabilmente, letteralmente vuol dire fare distinzione. Se andate sul vocabolario di greco antico e cercate il verbo diacrino, vuol dire distinguere, fare distinzione. Vi faccio vedere dove compare questo stesso verbo. In Marco capitolo 11, 23, vi ricordate quando Gesù secca il figo? Dopo dice: abbiate fede in Dio, in realtà è la fede di Dio. In verità io vi dico che chi dirà a questo monte: togliti di là e gettati nel mare, se non dubita. Ma il verbo lì è mediacrite, se non fa distinzione in cuor suo, ma crede che quel che dice avverrà, qualunque cosa gli dirà sarà fatto. Sapete perché Gesù ha detto così? La traduzione letterale è se non fa distinzione, non se non dubita, ma fa distinzione fra che? Ha parlato di un fico che si secca e di una montagna che si sposta. Se nel tuo cuore tu non fai distinzione tra seccare un fico e spostare una montagna, tutto quello che dirai ti sarà fatto. Ve la spiego in maniera più semplice. Se non fai distinzione tra guarire un mal di testa e guarire il cancro, tu vedrai miracoli. Perché? Perché per Dio non c'è distinzione. Guarire un mal di testa o curare un cancro è la stessa cosa.
Ecco perché il diacrino vuol dire fare distinzione. Ora torniamo. Per questo motivo singolare, molti tra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. Perché? Se esaminassimo noi stessi, che cosa vuol dire esaminare noi stessi? Diacrino vuol dire fare distinzione. Se noi facciamo distinzione su noi stessi, che cosa dobbiamo distinguere noi? Che c'è il mondo e ci siamo noi, che noi non siamo del mondo, che Dio ci ha distinti dal mondo. Diacrine vuol dire tu non sei una creatura del mondo, tu sei un figlio salvato di Dio. Se noi distinguessimo noi stessi da questo mondo, non saremmo giudicati. In greco eide autus diacrinomen uk an ekrinometa. Se noi ci distinguiamo nel mondo, capiamo che il giudizio del mondo non ci appartiene. Non siamo sotto giudizio, il mondo è sotto giudizio, noi siamo sotto la grazia. Il mondo è sotto il giudizio, noi siamo sotto l'amore di Dio. Il mondo andrà verso l'ira di Dio, noi andiamo verso la salvezza eterna. Dice, quando fai la cena del Signore, fai distinzione riguardo a te. Tu non sei un peccatore, tu sei un figlio giusto, sei un figlio salvato, sei un figlio santificato dal sangue di Gesù. Fai distinzione e non andare sotto il giudizio del mondo. Vedi, se io di me dicessi, ma io sono solo un povero peccatore, il salario del peccato è la morte. Sapete perché tante persone nel regno di Dio si ammalano? Perché si considerano dei peccatori. Il salario del peccato è morte, malattia, distruzione, povertà. Ciò che tu dici con la bocca è ciò che tu raccogli. Fare distinzione vuol dire smetti di dire che sei un peccatore. Sei un astro luminoso, sei stato lavato dal sangue di Gesù. Quando fai la cena del Signore devi distinguere te stesso, cioè devi prendere il pane e il vino e devi dire: Signore, questo è un momento in cui riaffermo la mia identità. Io non sono più nel peccato, io sono nella giustizia di Dio per il sangue di Gesù. Ecco, fai distinzione per non essere giudicati con il mondo. Io sono nel mondo, ma non sono più del mondo. Il mondo è sotto il giudizio, ma io sono sotto il tuo favore, Signore. Amen. Io non sono in comunione con ciò che il mondo è. Io sono in comunione con ciò che il Figlio di Dio è. Come Lui è, tale sono io in questo mondo. Io sono stato separato dal mondo. Questo vuol dire santo. Io sono stato distinto dal mondo. Ma quando siamo giudicati, crinomeno, siamo corretti dal Signore per non essere condannati con il mondo, ita messiunto, cosmo catacritomen, e di nuovo torna il verbo crino. Noi siamo stati distinti. Quando il Signore ci corregge per un solo motivo, per farci capire che non siamo più quelli che eravamo prima di ricevere Gesù Cristo. Amen. L'unica condizione per fare la cena del Signore è diacrinein me stesso. Signore, io sono stato redento, sono stato separato dal mondo. Questo cibo non è una mangiata. Per il mondo mangiare pane e vino è mangiare, molti lo vivono così. Fanno la cena del Signore e poi vanno a casa, hanno mangiato un po' di pane e un po' di vino. E Paolo dice, per questo motivo molti sono malati. Cioè, se per te è solo mangiare un po' di pane e un po' di vino, non verrai mai guarito. Ma se tu credi per la tua fede che quel pane è la comunione con il corpo su cui sono andate tutte le nostre malattie e tutte le nostre infermità, se tu credi che quel vino è la comunione con il sangue che ha lavato una volta per sempre tutti i nostri peccati, tu vedrai miracoli durante la cena del Signore. Perché? Perché ti stai distinguendo dal mondo. Per il mondo è mangiare pane e vino, per te è mangiare una comunione. Capite quanto è fondamentale questo? E facciamo la cena del Signore. Ci alziamo in piedi.
insieme. La prima volta che compare la parola pane nella Bibbia non è una cosa buona. Tant'è vero che Gesù un giorno ha detto non di solo pane. Vuol dire che il pane da solo, sì, il pane ti riempie un po' la pancia, ma se Dio non riempie il cuore, sarai vivo biologicamente, ma non avrai vita nel tuo cuore. Il pane è l'alimento base della vita, siete d'accordo con me? Eppure nella Bibbia la prima volta che il pane compare non è una cosa buona. E così il vino. La prima volta il pane compare in Genesi 3,19 dopo il peccato. E il contesto è questo: mangerai il pane con il sudore del tuo volto. È una cosa buona? Finché tu ritorni nella terra, è una cosa buona? Da cui fossi tratto, perché sei polvere, polvere tornerai. Che bella notizia. Questa è la prima volta che compare pane e si parla di morto. La prima volta che compare la parola vino è in Genesi 9,21. Noè, che era agricoltore, cominciò a piantare la vigna e beve del vino, si inebriò e si denudò in mezzo alla sua tenda. È una cosa buona? La prima volta che compare il pane si parla di morto. La prima volta che compare il vino si parla di ubriachezza e dopo ci sarà un problema con il figlio, ma non voglio parlare. Quanti vogliono vedere la prima volta che il pane e il vino compaiono insieme? Perché qui sono separati. Pane da solo, no. Vino da solo, non cosa buona. Guarda la prima volta che il pane e il vino compaiono insieme. Genesi 14. Melchisedec, re di Salem, figura di Gesù, fece portare del pane e pane e vino insieme. Egli era sacerdote degli Altissimo. Egli benedisse Abramo dicendo: benedetto sia Abramo. La prima volta che pane e vino compaiono insieme c'è una grande benedizione. Oggi c'è una grande benedizione. Adesso faremo passare il pane e il vino. Posso dirti qualcosa? Prendilo. Non sei tu che lo prendi, è Gesù che te lo dà. E tutto quello che Gesù ti dà è buono. Noi non prendiamo la cena del Signore perché ce la meritiamo. Noi prendiamo la cena del Signore perché abbiamo bisogno della sua presenza, perché è il pane dei potenti. Non prendi la medicina perché sei guarito. Noi così ragioniamo: quando sarai guarito ti darò un bel momento. Quando avrai risolto i tuoi problemi legali ti farò conoscere un buon avvocato. No. Io ho bisogno di un avvocato perché devo risolvere i miei problemi legali. Io ho bisogno del momento perché ho mal di testa. Non prendi la cena del Signore perché hai messo a posto la tua vita. Prendi la cena del Signore perché Gesù ha messo a posto la tua vita. E perché in questa terra abbiamo bisogno di forza, abbiamo bisogno di guarigione, abbiamo bisogno di libertà. Perché la salvezza è assicurata, ma dobbiamo camminare in questa vita. E abbiamo bisogno della forza del cielo. Abbiamo bisogno di essere guariti, abbiamo bisogno di ricevere forza, abbiamo bisogno che i nostri occhi si aprano. Pensa a questo: quando mangiarono dall'albero della conoscenza del bene e del male, i loro occhi si aprirono e si accorsero di essere nudi. Ascolta, la legge ti fa scoprire la tua indegnità. Ma quando a Emmaus mangiarono l'albero della vita, si aprirono gli occhi e lo riconobbero. Lo Spirito Santo non ci è dato per fare introspezione. Lo Spirito Santo ci ha dato per vedere Lui, non noi stessi. Se io guardo me stesso sarò depresso, ma se guardo Lui sarò sempre raggiante. Nella cena del Signore noi non guardiamo, esaminati, no, no, distinguiti dal mondo, ma guarda Lui. Guarda Lui, e mentre mangi il pane, guarda il suo corpo, le cui piaghe hanno sanato le tue malattie. E stamani sperimenteremo guarigione e liberazione semplicemente mangiando. Ma del resto l'uomo non è morto mangiando dall'albero sbagliato. Così noi abbiamo vita mangiando dall'albero giusto, l'albero della vita. Allora vi passeremo il pane, rompetelo tra di voi. La Bibbia dice: rompevano il pane nelle case loro, non il preposto. Tu sei il sacerdote, rompi il pane con le persone accanto a te. E non prendere un microgrammo di pane, prendi un pezzetto. Quando facciamo la cena del Signore prendiamo la briciola. Questo ci fa capire che siamo abituati a pensare che Dio ci dia briciole,
No, Dio ti dà un pane intero di guarigione stamani. Non briciole. Prendi un bel pezzo di pane e rompilo con la persona che è accanto a te. Però aspettate a mangiare e a bere perché lo faremo insieme. Fai capire che sei pronta a ricevere tanto da Dio, non poco. Che cosa chiede al Signore? Solo un po' di pace. Gesù non è morto per darti solo un po' di pace, Gesù è morto per farti vivere nella pace. Amen? Non per farti stare un po' meglio, Gesù è morto per rendere completa la tua vita. Wow, un sacrificio perfetto, intero. E così il vino, Gesù non ha versato qualche goccia di sangue per te, Gesù ha versato tutto il suo sangue per te. Non c'era più sangue nelle sue lenti. Non c'era più sangue nelle sue lenti. Sapete da cosa lo sappiamo? Che a un certo punto ha gridato Osanna. E la medicina ci insegna, ed è Luca che lo dice, che era un medico, che quando il corpo esaurisce il sangue, i reni cominciano a lavorare di più perché non c'è più sangue nel corpo. E quello dà un'arsura incredibile. Quando Gesù ha gridato ho sete perché non c'erano più liquidi nel corpo, il sangue era uscito tutto dalle sue lenti, fino all'ultima goccia, per cancellare fino all'ultimo peccato. Adesso ti chiedo di alzare il pane e il vino insieme al Signore e di guardarlo. E in questo momento è la fede, semplicemente la fede. Guardalo e ripeti con me: Signore, grazie. Perché questo pane è semplice pane, ma è consacrato all'altare della croce. Ed è la perfetta comunione con il corpo che tu hai offerto su questo altare. Questo vino è semplice vino, ma è la perfetta comunione con il sangue che tu hai versato su quell'altare. E nel momento in cui io lo mangerò, ripetilo, nel momento in cui io lo mangerò, io sarò in piena comunione con la croce. Su quella croce tu hai pagato non solo i miei peccati, ma hai portato le mie malattie, hai portato le mie infermità, tu hai operato la liberazione da ogni potere demoniaco sulla croce. E nell'istante in cui io mangerò questo pane e berrò questo vino, io sarò in perfetta comunione con il tuo corpo e il tuo sangue, come se tu offrissi in questo momento la tua vita per me. E sono pronto a mangiare vita, guarigione, libertà e soprattutto che i miei occhi si aprono per vedere te, non me, te, non me, te, non me. E adesso mangialo con te e ricevi. Thank you.
quando hai mangiato, chiudi i tuoi occhi, perché questo è il momento di massima comunione tra il cielo e la terra. La Bibbia dice: tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Il diavolo stamani vedrà la tua guarigione sotto i suoi occhi. Il Signore ti rialzerà, ti guarirà il cuore sotto gli occhi di un diavolo sconfitto che non potrà fare niente. Tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Tu cospargi di olio il mio capo. Ci sono persone che saranno battezzate nello Spirito Santo stamani. La mia coppa trabocca. C'è una vita. Il Signore fa scaturire dal nostro cuore questa mattina, mentre tu sei seduto alla mensa e mangi il pane dei potenti. Oh gloria, chiudi i tuoi occhi, voglio che in questo momento non siamo distratti da ciò che c'è intorno a noi, ma teniamo i nostri occhi chiusi, ma il nostro cuore aperto a vedere Lui. Lodiamolo per qualche istante, digli semplicemente grazie mio Signore. Grazie, mio Re, perché stamani sono pronto a ricevere tutto quello che tu hai preparato per me. Grazie, Padre, perché tu non hai risparmiato il tuo unico figlio, ma lo hai dato in carne e sangue. E colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per ognuno di noi, come non ci darà ogni cosa con lui? Se lui non ha risparmiato il suo figlio, credi che risparmierà una guarigione? Se lui non ha risparmiato l'unico figlio, credi che risparmierà una parola per te? Se lui ha dato il tutto, sarà pronto a darti il meno. Alza le mani questa mattina e digli: voglio ricevere grazia su grazia, voglio mangiare te, voglio ricevere te. Se hai bisogno di guarigione, dimmi: Signore, questo è il giorno. Non importa se 1000 persone hanno pregato per me, io stamani ho mangiato la comunione con la guarigione. Il Signore ha stabilito la cena del Signore come guarigione dentro la Chiesa. Non c'è più nessun potere demoniaco che ti può tenere legato, nessuno. Non c'è depressione che può, sai perché? Perché tu sei distinto dal mondo. Diacrino, tu sei separato dal mondo, tu hai mangiato un pane che solo i figli mangiano. Non i servi, i figli. È il pane dei figli. Gesù ha detto così alla cananea: il pane dei figli. E tu sei un figlio amato. E io ti dico: vieni qui davanti, preghiamo insieme e prendiamo vantaggio da questo momento in cui il Signore vuole muoversi con la sua potenza, con i doni dello Spirito Santo. È troppo il desiderio che lui ha di fare del bene. Antonio citava un passo in Atti 10 stamattina. Gesù andò dappertutto, anche in Sardegna, facendo del bene, ripetilo con me. Non facendo dei simboli, facendo del bene. E guarendo tutti coloro che erano sotto il potere del diavolo. La malattia non è sotto la volontà di Dio, la malattia è sotto il potere del diavolo. Ma non c'è nessun potere demoniaco che può più tenerci legati. Amen. E questo è un momento di guarigione. Chi vuole ricevere? Inizieremo a ministrare anche sull'assemblea, ma chi vuole ricevere? Vieni qui davanti, vogliamo pregare per te. Abbiamo detto ieri sera, questa mattina spenderemo del tempo a pregare gli uni per gli altri.